Il big match, quello che aspetti per una stagione intera, finisce 1-1. Spettacolo ed emozioni però di certo non sono mancate. Teramo e Samber nelle tese si sono spartite la posta in palio, ma alla fine a recriminare soprattutto la squadra di casa, che forse avrebbe meritato qualcosa in più, avendo dimostrato di essere compagine molto più pimpante e convincente rispetto all'avversario, nonostante le pesanti assenze di Arcamone, Borrelli e Valentini. Tanto agonismo nel primo tempo, emozioni che non latitano affatto nella ripresa. Dietro la lavagna finisce soprattutto il direttore di gara Guccini di Albano Laziale. La gestione complessiva di cartellini e punizioni e soprattutto alcune decisioni chiave gli valgono un meritatissimo 5 in pagella. A conquistare i 3 punti in palio però è stato soprattutto il pubblico sugli spalti, quasi 5.000 gli spettatori presenti, colpo d'occhio e tifo davvero da categoria superiore, un plauso anche alle forze dell'ordine. La cronaca del match, soprattutto nella prima frazione, regala pochi spunti veramente interessanti. Al minuto numero 13 l'episodio che fa imbestialire la dirigenza prutina, il calcio d'angolo di Laboragine, il colpo di testa porta la firma di Ferrani, il portiere marchigiano Di Vincenzo è impacciato nel suo salvataggio con i piedi. Sulla sfera si avventa Bucchi che trova il tocco vincente, per il direttore di gara però la rete è da annullare per gioco falloso dello stesso Bucchi su Di Vincenzo, che comunque non blocca la palla con la mano. Smaltita la rabbia, il Teramo dimostra di saper giocare un buon calcio, guadagna metri preziosi mentre la Samb si affida ad un prudente 4-1-4-1 e ad un atteggiamento grintoso e determinato. Alla 17esima gli ospiti protestano con veemenza per questa conclusione di Napolano, sulla quale mette una mano di troppo il difensore Ciampi. Per l'arbitro sempre più insufficiente è tutto regolare. Alla 34esima si fa rivedere Bucchi su un nuovo angolo di Laboragine, la palla finisce fuori, mentre al 37esimo è Petrella che cerca senza fortuna il gol della domenica. Mancino bello a vedersi ma poco redditizio. E la Samb nulla da segnalare, davvero poca cosa per essere la seconda forza del campionato. Nella ripresa il diavolo torna subito in campo con il piglio giusto, appena 80 secondi e si accendono subito gli animi. Dalla curva biancorossa parte un petardo di troppo sul terreno di gioco, Carteri, lontano da dove cade il petardo, si accascia comunque a terra tra i fischi del pubblico di casa. Palladini e Cappellacci non se le mandano a dire, ma per fortuna tutto torna alla normalità. Giusto il tempo di riprendere a giocare, il Teramo va vicino al vantaggio, il calcio d'angolo è perfetto, il colpo di testa di Speranza meriterebbe miglior sorte. Il gol comunque sembra essere maturo su sponda teramana, infatti al quinto Masini e Soci passano, angolo del solito Laboragine, tra i migliori in campo, colpo di testa di Ciampi che inganna quanto basta Di Vincenzo, sotto porta, rapace come al solito, si avventa Bucchi che trasforma stadio in festa. A questo punto tutti attendono la reazione rossoblu che non tarda ad arrivare, anche se mai troppo convincente. Al 17esimo si rinnova il duello Napolano-Ciampi, questa volta il braccio del difensore biancorosso è davvero troppo attaccato al corpo per gridare al calcio di rigore. Al 20esimo tocca a Carteri spaventare i supporter abruzzesi, il collo pieno ed applausi a scena aperta, la parte superiore della traversa al centrocampista ospite la gioia della rete. Il Teramo cerca di non arretrare troppo il proprio baricentro e al 25esimo si fa vedere con Traini, conclusione da annotare ma senza troppi sussulti. Al 30esimo però Chauvet la combina davvero crossa, Puglia da poco entrato prova una discesa sulla fascia neppure troppo ubriacante, senza grandi pretese. Il difensore franco gabonese del diavolo però, quando ormai la sfera stava già scivolando oltre la linea di fondo, decide di colpire in maniera troppo dura, ai limiti della regolarità, l'attaccante Sambino per l'arbitro e calcio di rigore. Dal dischetto di vicino non si fa pregare, 1-1. Sugli spalti cala il gelo, il Teramo cerca di riorganizzarsi e al 41esimo protesta nuovamente per questo fallo di Marini su Masini, involatosi verso la porta ospite. Per l'arbitro ci sono punizione e giallo, ma nulla di più. La Samb sembra accontentarsi del pari, anche se al 48esimo Vitone tenta di riportare i 3 punti ai piedi del Gran Sasso. Tiro coraggioso, ma poco fortunato. Il match si chiude qui, il diavolo mantiene 4 punti di vantaggio sulla seconda della classe, proprio la Samb, e 5 sull'Ancona, con una giornata in meno da giocare ed un calendario non impossibile all'orizzonte. La corsa verso la seconda divisione continua.